Allora, dobbiamo attendere che arrivi Riccardo, che non apre Telegram dalle 13 di oggi pomeriggio. Il che non è una buona cosa. Tempo vado già a preparare l'episodio. YouTube continua a darmi problemi con il mio video dei Doc Awards, ovviamente, nonostante io l'abbia già modificato 50 volte, però va bene. Buonasera Lorenzo. Attendiamo. Chiudi. Allora. Sì, questo lo lasciamo aperto. Andiamo un attimo su YouTube. Allora. Trovate i contenuti validi da copyright, il video non potrà essere guardato dagli utenti in alcuni paesi. Quali paesi? Bielorussia e Russia. Ah beh, me ne farò una ragione. Ah, è arrivato Riccardo. E non hai l'audio. Ora? Perfetto. Ora sì. Buonasera. Buonasera, Vostra Altezza Imperatore. Buonasera, mega direttore galattico. No, dubito che ce ne freghi qualcosa di essere visti in Bielorussia e Russia. No, ma parlavo del video di Doc Awards, non parlavo delle live. Comunque sia. Peccato! Ci tenevo così Allora. tanto che Putin guardasse il mio video. Porca puttana. Ci tenevo così tanto. Allora, l'impatto. Perché cosa? Ha sempre il cazzo di trailer One Piece Red. Cazzo loro. Bloccato in alcuni territori. Vediamo un po'. Ah. Che Senti poi un po'. per 20 secondi. Cioè, è incredibile, in un video di 2 ore. 20 Ma che secondi tempi, no? di canzone di merda. Cioè, vabbè. Senti, ma così, tanto per chiacchierare un po'. Ma sto Vince McMahon che vende la WWE alla UFC? Non è che l'ha venduta all'UFC, l'ha Al venduta al gruppo che gruppo che ha la UFC. che ha anche la UFC, certamente. Però faceva molto più ridere in questo modo. Eh sì, che è un po' come appunto Disney che si compra le varie robe, che c'è Marvel, c'è Star Wars. E ora c'è Endeavor, il gruppo Endeavor, che ora ha sia la WWE che la UFC. Vabbè. Co Quindi cazzi loro. a quanto è quotato Forbidden Door WWE vs UFC? Non credo. Ma non Non credo credo. proprio Cioè, mai nella vita. se ricordi che figura ha fatto Cain Velasquez contro Brock Lesnar in WWE, Mamma dai. mia. Allora. Sì, guarda. Purtroppo però gioca a risico con i carri armati veri. Sì, l'ho letto il messaggio, Lorenzo, poi scrivimelo. Allora, no, mi ha fatto molto ridere perché più che altro ho pensato le bestemmie che sta tirando Triple H in questo momento. Ma te l'hai presente le bestemmie che sta tirando quell'uomo in questo momento mentre pensa, cavolo, ha venduto la compagnia, quella che dovevo prendere io. Dio Madonna. Ciao, Ebron. Però non l'ha venduta totalmente, cioè non al 100%,
ma al 51. Che culo. Comunque c'hanno. Comunque l'ultima parola ce l'hanno loro, quindi è come se l'avesse venduta. Cioè, gli ha venduto praticamente il comparto creativo, in pratica. Vuol dire che c'hanno l'ultima parola, c'ha le stesse quote che aveva Vince McMahon. L'importante è che papà Triple H rimane comunque lui al controllo creativo delle robe e Anche Vince perché sennò chi ci si... e metti? Vince non deve fare un cazzo di niente. Questa è la cosa importante. Va in pensione Allora. Vincenzino. Vabbè. Ma non doveva andare in carcere questo pezzo di merda, invece no, sta qui a guadagnarsi miliardi. Ma porca puttana. È americano, quello fa. Evita di andare in carcere e guadagna miliardi. Ho scritto Vince McMahon sulla barra di YouTube, ma che Guarda, cazzo? sarebbe. Sarebbe bellissimo, sarebbe stato bellissimo se avesse venduto alla Disney. Te immagini WWE a marchio Disney? Poi nel prossimo Mondo di John Kingdom Hearts Cena tutte le 4 sere. confermato, Sora insieme a John Cena che Oh combattono Madonna. contro gli Heartless. Oh Madonna. Avete visto il trailer di Blue Beetle? Non ancora. Hanno citato Alan Moore del finale, nel finale del trailer. Merita già la visione per questo. Va bene. Ma guarda, se devo essere sincero, Blue Beetle è l'ultimo supereroe che mi aspettavo, di cui mi aspettavo un film. In realtà io me lo aspettavo molto, visto che sarà, si tratta del primo, un attimo, si tratta del primo supereroe latinoamericano che arriva al cinema. Sì, ho capito, ma porca troia. Poi c'era. Avevano già infilato Namor, l'hanno fatto Maya, quindi. Un discorso un po' diverso. Ok, qua ci siamo. Allora, fermo un attimo, fermo un attimo. Chi Allora, si muove? adesso cambio un attimo postazione qui, parete gialla brutta lì, non mi piace. Allora. Faranno un remake live action di Moana. Ce ne faremo una ragione. Qui dice che stavolta ci sarà Rock the Dwayne Johnson che interpreterà coso lì. Ma vuoi per davvero? La vedo dura. Sarebbe interessante, ma la vedo dura. Vabbè, oramai tanto stanno. Cioè, fanno live action di rifanno live action di tutto e vabbè. Ce ne faremo una ragione, voglio dire. Moana mi sembra già abbastanza recente da farci live action. Gli è andata di sfiga che della carica dei 101 il live action ce l'avevano già fatto. E sembra che fa esempio che sia in programma anche il live action di Dragon Train. No, no, no. Sembra in No, cantiere il no, live action questo lo di rifiuto. Dragon Train. E io Questo lo rifiuto. spero sia una fake news, spero sia tipo uno di quei pesci d'aprile usciti un po' in ritardo perché non ne vedo Sì. il motivo, non ha senso di esistere questo. No, no, dai, no, no, questa è finta. La DreamWorks. A parte la DreamWorks, non so se ce l'ha la capacità di fare i remake live action dei suoi film. Cioè, L'altro e poi comincerebbe da Shrek. Andiamo. e quindi. Ma tanto Gunn ora ci fa la serie TV su Booster Gold, quindi possiamo stare tranquilli. E non vedo l'ora di vederla. Dicevo, sì, volevo dirti del fatto che era uscito il trailer di Blue Beetle, ma soprattutto, cosa decisamente più importante, domani, ragazzi, esce un nuovo trailer di Across the Spider-Verse. Sì, Esce domani, mortacci loro, non poteva uscire oggi, così lo vedevamo già. E sarebbe stato domani. molto carino, però, e vabbè, pace. Vabbè, Lo purtroppo. commentiamo su Telegram, sul gruppo di Doc, mi raccomando, iscrivetevi. Esatto. E niente. Allora, siamo arrivati. Allora.
Salve, proprio amicatore di Twitch, io sono sempre Semplice Doc, che vi do un nuovo appuntamento con Reaction, rubrica in cui voi ci guardiamo qualcosa di bello online, come essere il mio bello di vada diverse, buon Riccardo Maglio, al sito di spaceland.it, di cui il link trovate qui sotto in descrizione, e tutti gli altri link social, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram e Twitch. Oggi siamo a quello che ormai è diventato il mio appuntamento preferito della settimana, e cioè Ruby, volume 9, oggi per vedere episodio 7, perché questo volume mi sta prendendo veramente tanto. E come ho scritto anche sul gruppo Telegram, ci tengo a ripeterlo anche qui, ho finalmente finito il video dei Doc Anime Awards, l'ho anche già caricato su YouTube, ovviamente in privato, e niente, penso che probabilmente lo pubblicherò penso domenica. Avrete tutto il tempo di poterlo guardare con aspetta. Però domenica è Pasqua. Potrebbe essere una cazzata. Eh sì. E quando cazzo lo pubblico? Lo pubblico sabato. La professionalità, signori. Lo pubblico sabato. Già meglio. Vabbè, dai, lo pubblico sabato. Metto sabato pomeriggio, magari un po' prima delle 5, metto alle 3, pubblico sabato alle 3, e niente. Ok. E adesso via con almeno mezzo mese di lavoro solo per fare anche l'altro video sui cartoon. Bene. Ah, quello sui cartoon è il fatto è che ci abbiamo tutte le nostre live in cui parliamo delle di cose. Tanto allora, io senti, te lo dico subito. Io ce l'ho un vincitore a livello serie animate del 2022. Ho un vincitore a livello serie animate e un vincitore a livello film. Me li aspetto tutti e due perché ne abbiamo parlato. So che sono piaciuti tanto anche a te. Poi magari ne parlerai anche nel video. Uno è ovviamente Il gatto con gli stivali, due, L'ultimo desiderio, e l'altro è Pantheon. Probabilmente il mio più grande rimpianto del 2022. Porca puttana Pantheon, portacci l'oro, l'ho cancellato. Tra l'altro, con la seconda stagione è già finita. Voglio morire. Seconda Io invece ho stagione già cominciato a finita. vedere Hell of a Boss. Sono all'episodio 4 della prima stagione ed era un po' che non vedevo una serie così succosamente politicamente scorretta, piena di sangue e battute sessuali. È una delle sue forze. È una delle sue forze. L'altra è la completa follia. La completa follia dei personaggi. Hell of a Boss, merita anche per quello. Ieri mi Tra sono l'altro rivisto il. Lupin III, The First. Mi ha fatto venire voglia di recuperarmi i più prodotti di Lupin, ma soprattutto perché cazzo non hanno mai fatto un crossover tra Lupin e Batman. I misteri delle produzioni incrociate. Lupin contro Kaito Kid. Non l'hanno già fatto. Ah no, hanno fatto con No, Detective quello era Conan. Detective Conan contro Tutte e due Kaito l'hanno Kid. fatto con Detective Conan il crossover, ma non l'hanno mai fatto insieme. Ciao Francesco! Buonasera Francesco. Tra l'altro, di recente è uscito il film Lupin contro Occhi di Gatto. Quindi, altro crossover. È un poster di un live action di Occhi di Gatto che devo ancora capire se è vero o no, ma sono un po' confuso, diciamo. È stato francese. C'era il poster era in francese, quindi non lo so. La Cadesi, come abbiamo detto più volte, lo vedremo in live. Appena rimanendo in tema live action, ne fa ecco, quello dicevo sulla serie in francese. Sì, il live action di Occhi di Gatto. Sì, la
Era il poster che ho visto bazzicando su e giù. Non mi fa impazzire. È un pilota, quindi mi immagino che non sia proprio un tripla A livello di animazione, però cioè, noi siamo abituati a vedere prodotti online, quindi immagino che abbiamo visto anche di peggio. Vediamo. Cioè, noi ci siamo visti The First Monolith, che con tutto il bene che posso volere a Denver Jackson è animato da cani. Però disgraziato, c'è stato da sola, ma quella fa e continua a animare da sola. Ha fatto 3 film quell'uomo, li ha fatti tutti da sola, ma è scemo. Da 5 frame all'ora, tipo. No, fosse il male di quello. È che così i modelli si muovono. I modelli sono sono anatomicamente una cosa diversa ogni frame. Cioè sono un mostro diverso, un mostro che cambia ogni frame. Lupin contro occhi di gatto l'hanno già fatto, mi pare. Sì. Povero pazzo, un po' come Sabaku, che pure lui continua a fare le robe tutto da solo. Seppur ancora per poco, e finalmente ha capito che deve prendere degli assistenti pure lui. Ma infatti si vede, pubblica una volta ogni morte di papa. E te pensa, la bellissima storia di Goober, colui che faceva i video meme per Sabaku cazzeggiando, e adesso lavora per lui. Incredibile. La bellissima storia di Goober. Siamo tutti un po' figli di Goober in questo. Richiuso nello stanzino a pari acqua, perché Sabaku sa idonea, non lo fanno uscire perché deve montare i video. No, si è creato un allora intorno a Goober bellissima. Goober. Allora, prima o poi diventerò freebooter di questo canale come Goober. Grande Francesco, grande. Così ti ringraziamo per la fiducia. Così anch'io potrò chiuderti nel mio sgabuzzino a pane acqua. Allora, quindi. Prossimo. Dicevi quello. Quello non ti è fatto impazzire come animato? Non l'ho visto. Quindi vabbè, se sbaglio Lupin contro occhi di gatto è fatto i CGI, quindi probabilmente per questo punto. Sì, diceva non gli ha fatto impazzire l'animazione, ci sta. Ah, tra l'altro, scusami, cosa che non c'entra niente, ma parlando di animazione giapponese mi è venuto in mente. Ieri sera, bellissimo, era tipo 1:30 di notte, ma arriva un vocale di 5 minuti di un mio amico all'1:30. E sotto un messaggio: stiamo parlando di Belle. Poi ascolta. L'ho ascoltato stamattina. Non ho mai sentito tanta cattiveria contro Belle come quel messaggio. Tutto giustissimo, Tutto giustissimo, però è stato veramente cattivo. Per cosa cazzo? No, perché è scritto male, Belle. Ho capito, però è vedere, ma è scritto male. È il tizio con cui faccio questo mio amico è il tizio con cui scrivo le sceneggiature, un pelino ci si capisce, e cazzo metti una cosa del genere. Osoda, io ti voglio bene, ma tu sei anche stronzo. L'ultimo film di Mamoru Hosoda, La Bella e la Bestia, ma giapponese dentro Facebook. cazzo, un audio di 5 minuti di odio, la madonna. Cioè, per carità, è vero, purtroppo non brilla per scrittura quel film, però cazzo c'ha altre qualità comunque. Voglio dire, allora, prima di iniziare a vedere l'episodio di Ruby, io ti vuoi vedere la crack dell'episodio precedente, vero? No, aspetta, a parte quello, però ti voglio dare un motivo. Allora, il fatto è che il buon Mercury Black ha fatto ovviamente il suo on crack dell'episodio 6 e io voglio fartelo vedere, perché in realtà lì in mezzo, tra le varie gag, ci ha inserito un paio di scene che in realtà ha fatto dei miei parallelismi tra quello che sta succedendo attualmente e quello che è successo nei primi volumi. Cioè, se fosse stato il solito video per ridere e basta, ovviamente non ti proponevo di vederlo, proprio perché ci ha messo dentro degli spunti su cui si può parlare di robe.
Ha detto del fatto che Ruby campa di quello. Quindi, ovviamente, il link è quello che sta su YouTube che ti ho mandato, deve essere il primo link. Perfetto. Ok, allora fammi togliere la musica di sottofondo. Prego, vadi. No, allora, Bell comunque lo consiglio di vederlo perché è bello da vedere, però è scritto male. Cioè, il Osoda, io gli voglio bene Osoda, Io gli voglio bene, sono un fan accanito di Osoda, ma è un pessimo sceneggiatore. Lui, i suoi film migliori sono i primi che erano scritti da qualcun altro. Lui ha soltanto fatto regista. Mettere anche... Perfetto. Quindi, ok, si parte. Blume 9, Studio 6, On Crack, del canale Mercury Black. Iscrivetevi al suo canale, ragazzi. Mi fa morire dalle risate, raga. Think I love you. I love you too. Like crystal clear yes. water. Yes. 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 Abbiamo yes. Avrei yes. voluto anch'io yes. far partire lo Yes Movement in questo momento. Yes. Bello. Fucking game. Let's go! Perché urla? No, il film che Osoda ha fatto su One Piece, l'isola del segno del barone Omatsuri, è il miglior film di One Piece. È il miglior film di One Piece, quello. È una roba incredibile, quello. E anche quello, ovviamente, non l'ha scritto lui. Yeah, I don't like it. Shut your bitch ass up! Giustamente. After all these years. Finally, we have them all. Canon. Canon. Era appunto un bel film quello di One Piece. Sì, no, ma si era capito. Big Fiction. Here we go. Sì, il povero San è rimasto a bocca asciutta. Ma secondo me in realtà San in questo momento si sta bombando la ragazza iguana. Lo immagino. Lo troviamo lì che sta bello. Giusto. Oppure si sta veramente bombando la madre di Blake come nel fumetto. No, che bello. No, che bella sta scena, lo so che vuole mettere qualcosa. Ok, guarda. Wow, I love this. How did you find this? How are you the rusted knight? And when did you get so mature? He's all I want and I'm obsessed just a tad. You like John, don't you, Swice? It's fine. It doesn't bother me. It bothers me a lot. And that one's still green. Ok, questa possiamo capirla soltanto perché abbiamo Flash visto Dragon Ball Abridged. Comunque, posso dire che io sono sono per la ship Wise John dopo Pirra, ovviamente. Beach that makes you old. Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? Comunque per la cronaca è il miglior. The fuck? Okay. Vado. Vabbè, Mercury Black reference ci vuole sempre. Mercury Black è mio fratello proprio. Yeah.
se non hai visto JoJo non lo puoi capire. Ma anche se non hai visto, se non hai visto JoJo, più o meno ci arrivi. Cioè, le JoJo's reference sono tutte uguali. Tu hai visto che c'era in mezzo. Ok, but why though? Riccardo. No, non l'hai visto. Torna indietro. Cosa c'era in mezzo al posto della tempesta? Sean. Wait, you two know each other? What cat? It's going to take us a lot longer to get to safety. Ok. Lo accetto. Ok, but why though? What cat? That cat. No, comunque, ora, lo so che l'ho già detto, ma... Is that a fucking cat? Hey, don't fucking look at me like that. That's a weird looking fucking cat. Questo era necessario. Comunque... That tree is death. Say what? It absorbs you, takes your memories, and turns you into something else. If you go there, it's going to erase you. And the plot thickens! Excellent penmanship, but you are not from here. It won't do that to you guys. Why the fuck you lying? Why you always lying? Looks like we're stuck at a crossroads then. No! I am the storm that is approaching. Ah, okay. How perfectly, stupidly ever after. This place really is the pits. Va bene. 20 minutes later. You all right? Is it a password or something? You have cat ears. He didn't say. Go on, some fuck. Nailed it. Easy there, Wolfie. You haven't even bought me dinner yet. Okay, I'm just gonna move this along and eat her. Ooh, where the fuck? My. Ok, questo è un po' bad puns later. I have been falling for 30 minutes. È che uno se ne scorda, ma Waze John piace dalla prima stagione. Salutations. Vi ringraziamo Doc che l'ha vista in diretta. What? She just lied? You have no idea. Well, I remember falling. Well, I remember marching. Like a woman army. Comunque, sono abbastanza sicuro che la crew di Ruby abbia visto Infinity Train quando ho pensato a quella scena tra lo stregatto e John. Cazzo, è uguale. I couldn't even be the make-believe hero. Emotional, damn it! Questa clip sta venendo overusata. So, not exactly my favorite story anymore. That's rough, buddy. Back in the lowlands. TV-san, there is no one I trust more than you. I'm glad to hear it, Lamp-san. You're a very important person. Oh, they fucking. Oh, they fucking. They fuck. Nyan. Giustamente. I think I love you. My god, okay, it's happening. Everybody stay calm. Sì, comunque vorrei fare un po' di doc che hai
hai anticipato tutte le gag di questo video. It's epic gamer time. They seem to be very good friends. Confirmed comunque. Feels like I've been waiting forever for that. Nice. Sì, vabbè, questa era gratuita. Did we miss anything? I basically became homophobic. Hating on gay people became part of my lifestyle. 12 o'clock midnight. Everything was lovely once again. Wonderful. Hey, there's something I've been holding on to for you. When I was falling. Years later, when I finally found it, I knew I'd caught back up with it. Flashback del Vietnam, giustamente. Aren't you happy with it? Of course I'm happy with Crescent Rose. Well, that was a load of shit. Lucky you! It's time for bonus me! Ok, qui puoi chiudere. Buono. È interessante vedere come quante cose siano cambiate anche drasticamente dall'inizio della serie qua. Beh, appunto, come per esempio vedere una Ruby volume 1 che per lei, la sua arma che ha costruito lei, che per lei è come una figlia praticamente, è ovvio che sono felice se la mia Crash e Rose, adesso non c'è neanche a guardarla. Non riesce nemmeno a guardarla per quanto è traumatizzata. Pure Jean che va lì, il cavaliere che salva la damigella che precipita, e invece adesso se ne sbatte il cazzo, cioè se ne sbatte completamente, cioè insomma sono anche... cose. È un po' il era un po' il punto di Ruby dall'inizio, cioè voleva essere esattamente questo, una storia che parte come una favola già scritta e si trasforma in tragedia con tutti i casini del tramite. Ovviamente è successo a Yang, è successo a Blake di fallire, ora sta succedendo a John e a Ruby. Come bello. A Weiss è successo, ma in Ice Kingdom Kingdom, quindi non conta. It's not can. Vabbè, lei ha visto il suo regno morire davanti a lei. No, quello effettivamente è stato brutto. Se la porta ancora dietro. E poi a proposito delle cose brutte, noi abbiamo visto, quando sono entrati a questo punto chiamiamolo corridoio dell'infinito, perché è praticamente quello, è quello che sta in Castelvenia, quella roba lì. Allora, sì, che ha senso esattamente come quello di Castlevania. Ci sono quei riflessi che vedono i personaggi, che abbiamo ipotizzato, ok, ci vedono dentro tipo i loro rimpianti, cioè per dire, John ci vede ci vede Penny, ovviamente sì. Lui si sente ancora in coma per averla ammazzata, Wise ci vede Arlas che cade, sì. Ovviamente, Ruby ci vede sua madre, giustamente, però poi una cosa, c'è un'altra scena sempre di Jean, e qui prima si vede lui che si specchia normalmente, come se fosse un normale specchio, poi la figura nello specchio torna al Jean giovane. Allora potrei avere un potrei avere una teoria in merito, cioè che Jean si sente in colpa per aver tradito se stesso, in pratica, per essere diventato qualcosa che non voleva diventare. Ma potrebbe essere quello, potrebbe esserci di più, sappiamo già che John nasconde qualcosa, palesemente. Quindi, aveva detto anche, nel flashback quando ha raccontato il suo incontro con Alex Lewis, dicendo, cazzo, ho fottuto la storia, non sono capace nemmeno di fare l'eroe per finta, quindi... John
ha sempre avuto questa ambizione di diventare un eroe, nonostante fosse un incapace, poi fondamentalmente un incapace per tutti, per primo per se stesso, e ora che ha in teoria la forza e l'esperienza per essere effettivamente un eroe, la fallisce comunque. Questo è pesante anche per lui. Immagino che allora da una parte mi dispiacerebbe molto, ma dall'altra, se Ruby, come immaginiamo, come succederà ovviamente, si risolleverà da questa situazione, dall'altra potrebbe starci, e non mi sorprenderei se ci fosse, un contraltare di John che invece non ce la fa. E quindi potremmo dire addio alla plot armor vivente, il che sarebbe quasi interessante. Non lo so. Non so cosa volermi aspettare, perché questo è un problema di volontà, di aspettative, più che di aspettative vere e proprie. Non ho aspettative di nessun genere per questa stagione, se non qualche possibile outcome molto interessante. Uno di questi è che John non riesca a riprendersi dal trauma. Vediamo. Sinceramente non credo che questo accadrà. In realtà, che personalmente penso è che allora John continuerà a ricoprire sicuramente un ruolo molto importante all'interno della storia, ma come si dice, banalmente, perché io oramai sono convinto da anni che la sua spada sia la quarta reliquia. Ok. Io sono convinto da anni di questa cosa. La spada di famiglia, tramandata di generazioni, la quarta reliquia è una spada, solo Oz sa dove sta questa quarta reliquia. Qual è il miglior modo per nascondere una cosa? La metti in bella vita. Potrebbe starci. Potrebbe anche starci. Ah, che sì, spiegherebbe, manda al finale, quindi. Che spiegherebbe anche il motivo per cui Odin ha così spinto per avere Janna Beacon, quando non era assolutamente meritevole di starci lì dentro. Per carità. Quindi... Comunque, Odin sempre più silente. Sempre stato, ok, vero. Ma porca troia. Allora, diciamo che a livello di complottista, ok, siamo lì. Fortunatamente Oddsby non è un pezzo di merda come Silente. Beh, Silente Silente è un pezzo di merda. Ma anche Oddsby non è che si difende male, eh? Allora, Oddsby è purtroppo una persona che ha subito quello che ha subito e comunque ha cercato di fare il meglio che poteva. Silente era uno che, mortacci sua, se ne fregava del fratello e della sorella, voleva andare lì con Grindelwald a fare le robe, a conquistare il mondo, i babbati. Ecco, le robe è una scelta di parole interessante da accostare a Grindelwald e Silente. Ragazzo, infatti una delle scene più belle di tutto il libro di Harry Potter è quella dove Aberforth, il fratello di Silente, gli dà un cazzotto e gli rompe il naso. Quella nascerà bellissima, perché se lo merda Silente, perché è un pezzo di merda, da giovane è un pezzo di merda Silente. Allora, possiamo iniziare con l'episodio. Vediamo un po', che se ho capito bene Ruby smatta. Visto che c'è un segnale di warning, che c'è stavolta? Questo segnale contiene tematiche che potrebbero portare depressione ad alcuni... Ok, wow. Come sempre è stato per Ruby, dai. Vediamo un po'. Ah, tra l'altro a un certo punto alla sigla volevo fermare un attimo per una cosa. Anche io.
I topini sono carinissimi. Ma no, questa non vedo l'ora di rivederla. Io vorrei farti vedere una cosa. Ah, ecco qua. Ah, perfetto, volevo, perfetto, abbiamo pensato la stessa identica cosa. Perfetto. Grande. Allora, non ci avevo mai fatto caso, ma il secondo paio di impronte che avevano anticipato la presenza di Lewis senza dircelo, poi quando capiamo che appunto c'era anche Lewis nel mezzo, se ne... c'è roba, cioè si capisce anche perché c'è questo secondo paio di impronte. Ma la fasciatura alla gamba ce l'ha sempre avuta? E dai, io pensavo che più che Lewis quelle impronte stessero a significare proprio John. Infatti, può darsi. Praticamente lui è arrivato qui anche prima. Comunque, simpatico dettaglio, Alex arriva, si sveglia e ci sono già delle impronte, perché appunto ora lei non è più la prima che è arrivata qua. Per questa cosa, no? Allora, questa cosa è fuori di testa. Cioè, John ha fottuto la storia è diventato lui il cavaliere arrugginito. Cioè, tu che te immagina, no? Ha creato questo paradosso incredibile. Qui c'è lui adesso, c'è sempre stato lui il cavaliere arrugginito nella storia. Quindi, cioè, te immagina, no? Immagina di vedere un piccolo Jean che legge quella favola per la prima volta e non sa che lì dentro ci sta anche lui. E non lo sa, cioè, io mi immagino il bambino, wow, che figo il cavaliere, voglio essere come lui. Cioè, John, cazzo, allora, merda. Sì, cioè, lì c'è il momento Eren di lui che lo guarda dall'alto, madonna, un cazzo. E esce John Mac da dietro, tu in realtà non vuoi un cazzo. Porca puttana. Comunque non ci avevo, okay, non ci avevo fatto caso, ma che ci mettono questa fasciatura così in bella vista è interessante, credo. Potrebbe avere dei risvolti. Fasciatura sulla, cioè, se c'è una cosa in cui quelli della crew di Ruby sono dei maestri, sono le cazzate. E questa è una cazzata che potrebbe essere interessante. Ah, tra l'altro, questa cosa mi fa anche pensare... c'è un'altra cosa. Mm-hmm. Una domanda che noi abbiamo dato per scontato più o meno, ma che in realtà secondo me potrebbe rivelarsi più avanti molto più importante di quel che sembra. Cioè, ma Alex e Lewis come cazzo ci sono caduti qua? Infatti è una cosa, in effetti ci avevo pensato, ma non vediamo. Magari ce lo spiegano, magari no. Cioè, loro come ci sono arrivati qui? Cioè... No, scusa un secondo. Che cosa hai visto? Cioè, in questo bioma letteralmente accendono il sole. Bene. Ah, si accende il sole così, bello. Ma lui dorme in armatura? Madonna! La paranoia, John. La paranoia. Dorme con l'armatura. Lei non ha dormito per niente, invece. Cerino di cazzo. I'm late. Sul serio, John? Ah, cioè gli hai dato il coniglio, adesso. Ah, il sole va a fuoco. Il sole va a fuoco? Cosa? John! Look, I can't wait. I'm late. Any second, there's going to be another. Damn it! Right on time. Get to town. I'll meet you there.
never this upset when I oversleep. I mean right on time. I'm sure we'll find out when we get down there. Ruby, where's your weapon? Oh, sorry. Still waking up. Hurry! People are counting on us. No. Who makes a town out of paper? Hello. Beh, giustamente. Welcome to our village. We hope that it pleases you. Would you be so kind as to tell us what you are so that we may serve you? Serve us? Your town is on fire! Oh, no, we are quite safe. We have our hero. Yeah! Hooray! Three cheers for the rusted knight and his white rabbit. Stop! Stop! Back up! There's water everywhere! You'll dissolve! Hello, water. How may I serve you? Stop that. I can't believe that almost happened. It's been ages since I missed the first fire. Do fires happen often? Oh, every day. What? Oh, right, I guess. Introductions. These are the paper pleasers. They're probably the most polite, most hospitable afterns around. Because that's their purpose. When Alex left me to die, Juniper found help. Brought me to the paper pleasers, who got me back on my feet. Hey, they work all day. Not just serving travelers, but serving the land they live on, too. They beautify it. Make it a place of peace. Unfortunately, they're a bit clumsy, but that also makes them predictable. I told you to hold these. Thank you, Brave Knight. Classic man. You named them? After your teammates? No, I named them after everybody. Hello, I am the one called Ruby. What are you? Hate that. Okay, the disastrous lighting of the Morning Lantern is dealt with. That gives us just enough time to strategize una terapia. The Double Tower crumbles, crushing the Koi Pond Dam, and flooding the entire village, so I'm thinking... quick brunch? My life's work. Oh, dear Sean. Over the years, Juniper and I have been systematically exploring as many of the nearby acres as possible. If you think you've seen it all here, let me tell you, you haven't. What exactly have you been looking for? Anyone or anything that might be able to take us back home. Okay, and what have you found? But so far, I mean, not much, but I've got a really, really good feeling about this 1 acre we saw with a bunch of pyramids. Sorry, I'm just trying to make sure I follow. Do you have any leads at all? Any other plans? This is the plan. Look, I'm sorry I didn't solve all our problems by myself, but I can't just run off and let them die. But between protecting the village, searching for you guys, and searching for an exit, we've got a really tight schedule to keep. Or rather, you've got a tight schedule to keep. I beg your pardon? This is the schedule of catastrophes that befall the village every day. Or at least they would if it was... No, aspetta, aspetta. Io queste cose le voglio leggere, eh. No, no, Doc, quel cazzo. Io le voglio leggere queste cose. Torna indietro. No, 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 le cose... Sappi che ti odio. Ci sono degli scrittori... Ci sono fatti il culo per scrivere ste cazzate e noi il minimo che possiamo fare. Allora, che c'è scritto? Allora, salvare pipì from... salvare gente dall'acqua rimasta a terra dopo aver spento il primo fuoco. Brunch. Il scandaliere della città. Okay. Della città checking on sì. Ah, ma c'è la traduzione sopra, non me ne ero accorto. Allora, pattuglia, sì. Parlare con tutti. Fermare il cronometro. Check in on individual. Stop, ok. Secure the riparare la diga. Salvare Ren dal cadere nella vasca delle carpe. Attenzione ai terribili due.
terrible twos. They would if it wasn't. Keep your wife. Scusami. Shredder? Va bene. What? Allora, secondo me, la Krubi non si aspettava minimamente che ci fosse qualcuno che si sarebbe messo seriamente a leggere questa roba e ci ha messo dentro delle cazzate. No, tenermi lontano dal tritatutto. Credo che Shredder sia veramente il tritatutto. Shredder è il tritatutto, ok. Poi. Se qualche venditore venditore si avvicina... controllare per hazard if they wouldn't give it to a baby, don't give it to the babies. Va bene. Aiutare la costruzione di una meraviglioso progetto, così i pipì non rimangono feriti. Pranzo. No more fried food. Fried food. Too much cosa? Non c'è più cibo fritto. Troppo olio. Bishop fiasco. Fiasco va bene. Il secondo incendio e salvare i pipì dall'acqua che rimane a terra. Chicken the sandpaper, knife shop, ok. Controllare il sandpaper. Il negozio dei coltelli di carta. Aiuta rake, che significa? Tipo rastrellare la sabbia. You'd be surprised how dangerous. Non potete immaginare quanto sia pericoloso il rastrello. Va bene. E qui esce la clip di Anakin. I don't like sand. Ci sta. Necessario. Tenere Oscar lontano da tutto. Da tutto. Fermare la papera. No. Stop the goose. Fermare Loca, bellissimo. No, più che altro tenere Oscar lontano da qualsiasi cosa possa essere usato come una corda per aquiloni. Riparare gli spaventapasseri. Nel campo di riso. Se è tardi, cosa? Combattere corvi giganti. Fare nuovi spaventapasseri. Ruby will help. Certo. Va bene, improvvisamente Elden Ring. Fermare cars from fermare le macchine dallo schiantarsi. Est del mercato. Fermare la macchina del caffè prima che il caffè esploda. Ok. Indoors before daily wind surge. Ok, portare i paper dentro prima che cominci a soffiare il vento. Fermare Nora dal climbing pebble tower, scalare la torre durante la tempesta. Trust me, this is early. Questa finisce male. Prendere le forbici da Neptune. Fermare i banditi. Fermare il terzo incendio e ultimo, si spera, sperando incendio. Ultimo incendio. Aiutare Pirra con i suoi per casa. Fermare the unfolding. You'll know it when you see it. Ok. Il non classificabile. Lo vedrete come quando lo capirete quando lo vedrete. Tenere. Forse siete del Jabberwock. Può darsi. Take away the makeshift lighting rods during the storm. Stare attenti a chi mette i parafulmine durante la tempesta.
mettere tutti i pipì a letto, ronda finale, trovare una strada per casa, va bene, ok, fermi, va bene, tutto nella norma in Evermore. Aspetta, cioè, mi stava venendo in mente una cosa. Ah, sì, porca puttana, John è già parte del mondo. Ci credo che ha paura dell'albero. Se va all'albero in questo momento rimane lì. Lui ha il suo compito adesso. Così sembra. Lui ha il suo compito in questo momento. E probabilmente la cosa più importante che dovrà fare sarà staccarsi da questo compito. Speed and my familiarity with this place, we'll find our solution in no time. Guys, this is it. Look, if there's one thing I've learned after all these years, it's that patience pays off. It's why we're finally back together. I know I can find us a way out, okay? I know it. I know it! This isn't crazy. I'm not crazy. Oh, Cristo. This isn't crazy, it's easy. You know, we still got time before the Pebble Tower falls. How about I... saddle up Juniper and show you around myself. Point out some of the clumsier papers. Just wait till you guys meet Neptune. Damn it, John. This isn't a plan, it's a to-do list. He's obviously been through a lot. Yeah. We can be frustrated later. Right now, John needs us. And we still need him. We just can't count on him. Then who does that leave us with? It's obvious we need someone to guide us, or we could end up thrown back in time, or killed by the tree, or worse. Well, if that's how everybody... The great tree does not kill. That is what we keep trying to tell him. But our hero still insists that we never ascend. What? I do not wish to be rude, but our work has been completed for quite some time. Because of us, the land is beautiful. But we have realized that, like ourselves, it is also very delicate. We would like to make something that is pleasing, but also resilient. Because of this, we are ready to leave ourselves and merge with the tree, so that it might return us as something new. But our hero is displeased by this course of action. We tried reaching out to the tree, but our hero forbade it. Then, the wisest of our village suggested breaking from our physical forms so that the winds may carry us back to the tree. But our hero is clever and brave, always keeping us from harm. You must understand, the tree does not kill, it resurrects and rebuilds. We do not wish to displease our hero, and I hope I have not displeased you, but we so desperately wish to return to the tree, to return home, so that we may carry on with our work. Return home, huh? Oh, do not be sad. The wisest are going to topple the Pebble Tower today. I am sure it will work this time. What makes you so sure? Nothing. Aspetta, metti un attimo pausa. Aspetta. Allora, noi siamo passati con questa serie da che era iniziata praticamente di paragoni, no? Siamo partiti da Sailor Moon e ora siamo praticamente full Madoka Magica. Sì. Cioè, allora un attimo. Cioè, siamo passati da quelle ragazze che si guardano le riviste zozze fanno... Ah, Dezza Katana! Allora, contesto di quello che abbiamo appena... Cioè, ragazzi, allora, rendiamoci conto un attimo di quello che abbiamo appena visto. Noi siamo... Allora, c'è John, che ha completamente perso la bussola, dopo anni di solitudine, che sta cercando in tutti i modi di impedire alla popolazione di un villaggio di commettere un suicidio di massa, perché lui sta cercando in tutti i modi di soddisfare anche un suo disperato bisogno
di sentirsi effettivamente un eroe che può proteggere qualcuno. Cosa cazzo stiamo guardando? Cosa minchia stiamo... Cioè, cosa cazzo ho appena visto? Tutta questa situazione è completamente fottuta di cervello. That's so sad. Weird, but sad. But it also means Jean might not be totally right about the tree. It's not death, it's rebirth. From a certain perspective, maybe. But what happened to Louis then? Jean said Jean wasn't there. The cat wasn't even there. None of us know the full story and we'll never learn anything babysitting these villagers. We have to convince Jean to let them go. But how? He's clearly not all there. Is that what you think? See? But what if the cat was telling the truth? Maybe not about everything, but about the tree. The tree's the last thing you should listen to them about. They're just doing what they're designed to do. They don't care what happens when you get there. We're not listening to them. We're listening to the Afterins. And they're telling us that the tree is nothing to be afraid of. That they want to go. They don't know what they want. You've seen the way they act. Nothing here is that straightforward, okay? Afterins are all either too clever, too stupid, or too crazy to trust. Then why do you care so much about this village? Because I can actually protect these people! Sì. Ciao Neo. We are fucked. It escalated quickly. I am sì. Not letting them down. If those walkers make it down here, those Afterins will never ascend. And we won't run this time. Thank you. Stay focused. Oi. Salve Ruby Rose, io sono Steven Universe, benvenuto nel club PTSD. Piacere averti con noi. Boh. Ah, eccola. The walkers from the market. But that's... Those were more than just her usual tricks. They eat and grow and... How has she gotten so powerful? Well, she didn't do it by standing around. I know you may not care about protecting this village,
but you could at least help your friends when they're in danger. Ruby? Are you No, no, no! What time is it? No! No! Oh, Sean. I couldn't save them. I was supposed to save them, and they're dead. No, Sean. They're gone, but they're not dead. They'll be back. Yeah, it's what they wanted. Right, Ruby? Why are you asking me? We just... Because I'm the leader? Because I'm just supposed to have something to say? Because I don't. I mean, why do I have to be the leader anyway? Why do I have to always be the one to pick people up? What about me? No time, right? Gotta get home. Gotta help Jean. Gotta find someone who isn't just going to screw everything up. Gotta stay positive, right? Smiles all around. Maybe even finally get our feelings sorted out. Good for you, by the way. We're all so happy for you. Hey. I'm sorry. Is this a bad time? Are we supposed to be mourning Jean's make-believe friends? They're gone because of you. The walkers came for you because Neo hates you. Oh, and let's not forget the reason we're in the Ever After in the first place is because of your plan that didn't work. What about you? It's all about you. Sean. I'm sorry. I know I'm not okay. I'm not right, but how am I supposed to be? I've been alone for so long. Here on that bridge. I was the only one that could do it. I was the only one. And now I have to live with that forever. In here or back home. Guys, I know things are bad, but shut up. Don't do that. Just don't. Prendere la clip della live in cui io dico: ah, sono sicuro che adesso ci sarà il momento in cui sarà John a risollevare di morale Ruby come lei aveva fatto nel primo volume. Dio, sei invecchiata male quell'affermazione. Erva. Ha sbozzato pure la nostra cappuccetto rosso. No, ci sta. Ci sta. Ha sbottato un po' male. Male. Veramente male. Micchia, cioè, è stata perfino cattiva in alcune cose. Cioè, minchia. Siamo ancora nella parte in cui piangiamo gli amici immaginari di John. Minchia! Cioè, tesoro mio! Porca puttana! Madonna! Veramente! Abbiamo raggiunto il punto di rottura. Allora, John e Ruby sono rotti. Rotti. Allora, sono due personaggi rotti. Cosa positiva però, che John almeno l'ho ammesso. Io non sto bene. Lo ha detto. Ammettere di avere un problema è il primo passo per risolverlo, quindi almeno quello. Allora io adesso mi chiedo, vabbè, qui mi immagino che si potrebbe solidificare, rafforzare la tua teoria secondo cui effettivamente qua
davvero mi sa che il piccolo Lidl diventerà veramente la speranza di Ruby. E infatti si è portato appresso. Più ovviamente, o meno. Cioè, oddio, sì, sì. Non l'ha fatto di proposito, però lui è sempre con lei. E tra l'altro, no. Tra l'altro questa cosa mi fa anche... Oddio. Io mi immagino per come sta messa Ruby adesso. Allora, io adesso mi aspetto nel prossimo episodio che riciccia fuori Marika. Sì. E cazzo, sì, che muove... Me la giocherei anch'io Marika qua. Adesso potrebbe ricicciare fuori. Cazzo che... Ruby finalmente dice, ok, mi scelgo una nuova arma. Cioè, non ci crede nessuno. Cioè, tutto questo discorso, cazzo, veramente del... Ruby che vuole abbandonare la sua... Allora. Qui ci sono un paio di cose da capire. Allora, prima di tutto, come hanno detto anche gli omini di carta, noi ascendiamo per poi rinascere e diventare cose nuove. Cioè, allora, questa è una cosa che in realtà mi sto domandando da un po' di tempo. Ma quando loro, cioè la gente di Never After, rinasce, ma diventano sempre la stessa cosa o una cosa simile? O possono diventare anche delle robe, cioè per dire no? Allora, sappiamo che il principe rosso era il re rosso. Però appunto... lo hanno fatto, cioè è ringiovanito, cioè, ma è sempre lui, cioè, è comunque sempre la stessa persona, non è che è diventato un topo, è sempre lui, è sempre il re. E ma gli altri, cioè, potresti anche diventare effettivamente, cioè, l'omino di carta può rinascere come topo, volendo? Allora, il fatto è che non credo importi. Vabbè, questo ti spiego perché cosa intendo per non credo importi. Perché il mondo di Never After, almeno io l'ho interpretata in questa maniera, da quello che ha detto il gatto, da come è sparito l'erborista, da come abbiamo visto il principe rosso, eccetera. Il mondo di Never After ha bisogno di tot personaggi per tot biomi che facciano sempre le stesse cose. E ogni volta che rinascono non ricordano mai nulla della vita precedente, quindi immagino che l'albero non è che riprenda un'anima e la rimetta in un corpo che fosse quello di prima o che fosse quello nuovo o che sia uno nuovo, quindi l'anima del re rosso di allora diventa un topo oggi, ma piuttosto che ogni volta le anime dei Neverhaftian tornino all'albero e l'albero produca di nuovo una nuova anima che prenda il loro posto. Quindi non ha importanza dove finisce l'anima di ognuno quando muore. Non importa in che corpo va, perché comunque sarà tipo una goccia che ricade nel mare e un'altra goccia che viene risputata fuori, che non sai se è la stessa o un'altra. Io me la sono immaginata così. Ti rendi conto che noi in questo momento stiamo palesemente comunque facendo dei discorsi di Lord of the Rings? Cioè, se ci ascolta qualcuno, parla di albero, anime, robe. Noi stiamo guardando Ruby. Allora, poi c'è un'altra cosa, no? Senti, allora, l'hanno messo loro l'albero madre in Never After, quindi non se la piglino con noi. Questa cosa mi ha fatto tornare in mente l'intro. Allora, vedete, no, il ponte in cui abbiamo visto finalmente Yang e Blake, no? Sì. Quel ponte, però c'è pure nell'intro. Ma nell'intro c'è Ruby su quel ponte. C'è Ruby sì, che guarda sul ponte Alex, che poi si gira e diventa Ruby. Ma una Ruby che con un sorriso in faccia, non un sorriso bello, carino e coccoloso, ma il sorriso di una che è appena uscita fuori di testa.
che poi cade dal ponte e diventa una soletta di zucchero dentro il tè di Neo. What the fuck this even mean? Nomura explain! Che vuol dire? Che sta succedendo? Come devo interpretare tutta questa roba? Ora che ci penso, però, la il parallelismo tra Ruby e Alyx si è fatto molto forte, perché anche Alyx è cambiata dopo essere stata dall'erborista. Eh sì, Nomura, explain, ragazzi. No, sì, lo dice anche Giorno, quando siamo andati dall'erborista, io non so che cosa lei abbia visto, ma dopo quello che ha visto là, lei è partita completamente. Ruby è successa praticamente la stessa cosa. Avere quel confronto, sì, con se stessa l'ha fatta partire. L'ha fatta partire male. Tra l'altro lo dice anche Casey nella canzone I may be losing my mind. Sì, infatti guarda, mi stavo andando a cercare il testo di Inside, che è la opening di questa stagione. Allora, sinking down into depths of nowhere, I am undone. Quindi, aspetta, condivido il testo così. Explain movie, explain. Sì, comunque, diceva una cosa giusta, Ale, facendo notare come Ruby era sempre stata, giustamente lo dice anche lei, quella che risolleva il morale, quella che si mette sempre, è sempre lì, che è l'ancora di salvezza di tutti quanti, e poi, vabbè, finacce brutte, orribili e dolorose. Allora, così si vede? Sì. Buono. Sinking down into depths of nowhere, quindi affogando praticamente, sprofondando negli abissi dello sconosciuto, di nessun dove. Vengo disfatta. Clasping. Cercando di aggrapparmi a ricordi che so they've been overrun, cioè sono stati riscritti. Verranno riscritti perché giustamente è un oh Cristo, questo they è be overrun by a girl. Oh, che questo potrebbe riferirsi sia all'albero che alla favola, perché l'albero riscrive i ricordi, o meglio li cancella, però è anche la favola che sono ricordi riscritti da Alyx. Devo vivere con equilibrio, ma l'equilibrio è cieco verso il suo mondo. La vendetta è un riptide. Un attimo. Riptide non so cosa significhi. Riptide, marea. Ok, la vendetta è una marea in una fiaba in cui lei si è trovata all'interno. No, aspetta. In una fiaba... lei troverà. Ah sì, in una fiaba lei troverà. Ah, Vendetta is a Riptide. In a fairy tale she'll find inside a new me, I'm ready. Dentro una nuova me sono pronta. Chi troverà... Oh, bella questa. Dentro una nuova me sono pronta, ma chi incontrerò? Devo lasciar andare, ma potrei perdere la testa. Waves of gold, vabbè, di nuovo Elden Ring. Elden Ring. Overwhelm my senses. Onde d'oro, onde dorate mi sovrastano i sensi. Un fuoco sboccia. Perché dovrei combattere per unirmi a un mondo? Per connettermi con un mondo, I cannot exhume. Io non riesco a spiegarmi, no.
Medium. Che non riesco a riesumare. Amore fidato. Ah, con, ah in... perché è il mondo dei ricordi questo. Sì. Quindi allora, non... amore cioè, fidato, il mondo è ingrato. Una famiglia... diventa... diventa estranea. L'odio ha vinto. Odio. Cosa ho dato in cambio? Per essere felice senza neanche provarci. Al suo albero. No, aspetta. Cosa devo... No, what I give in exchange... Cosa dovrei dare in cambio per essere felice senza provare? Al suo albero. To the tree. Inside a new me, I'm ready. But who will I find? Ok, questa è la stessa. Where's unwind? What? Ah, si srotola. I nostri mondi si srotolano. Ok. Minchia, da quando ho iniziato a vedere questa serie, questa è la prima volta che Ruby mi fa speculare così tanto. Bella, anche perché finora era una serie abbastanza... molto lineare, diciamo. Abbastanza lineare, per quanto con dei gran colpi di scena. Sì. Questa roba qui è tutta invece molto più astratta, questo volume qui. C'è tanta roba, è tanta ancora... No, più che altro perché... più che altro, in questo momento noi stiamo un po' giocando con questa cosa perché sappiamo come funziona Ruby. Sappiamo che nei testi delle canzoni di Casey Lee Williams ci sono degli spoiler pesantissimi sulla trama quando riesci a capirli. E questo invece no, questo sembra semplicemente introdurre la trama che stiamo vedendo. Cioè non c'è chissà cosa. Cioè, non è la seconda. Non è seconda stagione che ti spoilera il complotto di Hotspin. O la. Qual era? O quell'altro, non mi ricordo qual era. Mi pare la prima che ti spoilera Fall of Beacon. Questa è un po' più. Questa è un po' più calata nella storia che stiamo vivendo. Via, vediamo cosa ci riserva il futuro. Qui... allora... qua si sprofonda una cosa... a questo punto una cosa che mi piacerebbe molto vedere, dubito che accadrà, ma mi piacerebbe molto vederla. Ora Ruby ha sbroccato di brutto. Beh, è fin lì. Ormai lei è in completa modalità fuck this shit. E... io vorrei vedere una scena tipo no, ora lei sta lì da sola, tipo... Nio che la trova, Nio che va lì tutta smargiata, adesso ti ho trovato, adesso ti faccio il culo, e tipo c'è Ruby che un attimo la guarda messa e gli dà tante e dico ma mi sono rotta il cazzo tu, no, la strega di quegli altri, le robe, adesso ti ammazzo, e tipo con la falce e fa un kebab di Nio. Sarebbe una cosa bellissima da vedere. No, mi stai rompendo il cazzo per Roman, che non l'ho manco ucciso io, ortasci tua. E io che devo dire? Che avete ammazzato 50 cristiani nella mia vita. E io che devo dire? Non ti ammazzo una, io. Una più volte. Puttana. Una in particolare più volte. Più volte, tra l'altro. Vabbè, non accadrà mai questa cosa, però sarebbe molto figa. Dubito. Cioè, penso che la lascerebbe fare. È un po' come Steven nel film, no? Ancora vicino a Spinel, ancora con questa merda, ancora devo prendere i cosci di mia madre, ma lasciatemi in pace, stronzi di merda, ancora, che devo sopportare queste stronzate. Mamma, quanto mi è piaciuto il film di Steven Universe, mi fa veramente tanto.
Steven che sbrocca in quel modo perché è completamente esaurito. È una delle cose più belle che abbia mai visto. Ciao, io sono Spinel. Tu! Allora, quindi ragazzi, questo è l'episodio 7 di Ruby. Tutto sta andando a puttane. E legit, molto legit. E niente. Che ragazzi, noi ci vediamo giovedì, dove finalmente torneremo a leggere un po' di Batman Wayne Family Adventures Webtoon. E niente, grazie a tutti quelli che hanno seguito la live di oggi. Ricordate sempre che se esiste questo c'è il sito. Sabato alle 3 uscirà finalmente i Doc Anime Awards. L'ho fatta, cazzo. E niente, auguro a tutti quanti voi una buona serata. Ciao gente.